Buongiorno a tutti, io sono Matteo Del Podio e vi do il benvenuto ai webinar del settore tecnico della Federazione Italiana Golf. Nell'appuntamento di oggi parleremo della genitorialità nello sport di alto livello. Oggi parleremo di un argomento secondo me estremamente interessante, estremamente difficile, estremamente sfaccettato, perché si può parlare di genitorialità nello sport di alto livello in mille modi, si possono affrontare mille tematiche, e noi cercheremo di partire, qui un piccolo indice, ponendoci tre obiettivi: quello di rispondere alla domanda qual è il ruolo della famiglia nel percorso di crescita di un atleta, nel provare a porci una domanda giusta, e parleremo di questa domanda, e poi nel parlare dell'importanza dell'errore, dell'importanza dello sbagliare. Prima di cominciare ci tengo a fare una premessa: quello che andremo a vedere nel corso di questi webinar non è tanto un frutto dell'idea di Matteo Del Podio o di qualche altro allenatore, ma è un concentrato, un riassunto, diciamo, di tante ricerche, di tanti studi che il CONI ha fatto, che altre discipline hanno svolto e che ovviamente psicologi e psicoterapeuti, soprattutto in questa sessione, hanno scritto e hanno condiviso in merito al ruolo della famiglia. Quindi cercheremo insieme di affrontare queste tematiche in maniera oggettiva, cercando di toglierci dal canale del io credo che, entrando invece nel canale del dimostrare il perché di certe cose e il perché di certi fenomeni e come possiamo aiutare veramente i nostri figli a crescere nella loro carriera. Partiamo quindi da una domanda molto semplice. E la domanda è: esistono dubbi sul ruolo della famiglia per un atleta? Beh, non è una domanda in realtà così semplice, perché se noi guardiamo e pensiamo ai grandi campioni, esistono tanti esempi diversi. Esistono famiglie che trattavano male i figli, nel vero senso della parola. Esistono famiglie invece che hanno supportato tantissimo gli atleti nel corso della loro crescita. Beh, il CONI ha provato a rispondere, non solo il CONI, in realtà ci sono tanti studi che hanno provato a rispondere a questa domanda. E sebbene la risposta non sia universale, perché troveremo sempre delle eccezioni alla regola, la risposta che noi dobbiamo dare, forte e chiaro, ed è un primo tassello che noi dobbiamo cementare in questo incontro, è che il ruolo della famiglia è essenziale ai fini della crescita di un campione. Questa domanda risponde anche a una serie di suggerimenti, una serie di diciamo idee che sono nate nel corso dell'anno e che ogni tanto hanno portato a dire: ah, ma la federazione dovrebbe escludere le famiglie dal campo da golf, dovrebbe tenere le famiglie lontane dai ragazzi, dovrebbe escluderli dal processo di formazione che li porta a diventare dei campioni. Sebbene, lo dico con un sorriso, in certi casi io posso capire il perché di queste frasi, noi però dobbiamo realizzare che la famiglia è probabilmente l'ingranaggio essenziale attorno al quale un atleta costruisce la sua carriera. E quindi nostro compito non penalizzare il 95% delle famiglie perché c'è un 5% difficilmente recuperabile, ma al contrario andare su quel 95% e fare cultura sportiva, trasmettere quelli che sono i recenti studi di psicologia, di psicoterapia, studi di settori sportivi che si sono occupati di questo argomento e che hanno messo in evidenza, hanno portato a delle conclusioni che noi piano piano cercheremo di condividere. C'è un bellissimo esempio, cercherò di fare degli esempi perché li trovo sempre molto carini. Immaginate di avere una bella carie, di avere un bel problema al dente e di andare dal dentista, vi sedete sulla poltrona del dentista e arriva un commercialista, prende in mano un trapano e si avvicina al vostro dente. Voi cosa fate? Vi fermate immediatamente, perché col cavolo che vi faccio toccare da un commercialista in bocca con una carie in un dente. Oppure immaginate di avere un problema legale, vi sedete davanti allo studio dell'avvocato e si presenta al dentista con un bel trapano in mano. Ovviamente sono due figure professionali che non combaciano con le vostre esigenze. Ebbene, ci sono degli argomenti, ci sono dei lavori, possiamo dire, in cui è molto facile identificare il professionista ed è molto facile affidarsi al professionista. E ci sono poi dei lavori invece in cui tutti ci sentiamo
titolati, usiamo questa parola, ci sentiamo titolati e in grado di dire la nostra. Ci sentiamo capaci di poter dare un suggerimento e di poter dire che cosa sia giusto fare. Attenzione, perché il mondo dello sport agonistico è al pari di una professione quale il dentista o l'avvocato o il commercialista. Quindi, per poter veramente essere di aiuto e di supporto, dobbiamo essere preparati, dobbiamo studiare, dobbiamo imparare alcune delle tante conoscenze che sono richieste oggi per poter veramente essere di supporto. Il primo suggerimento è: non diamo nulla per scontato, perché a volte quello che può essere un sentimento comune è, nello sport a volte rischia di tramutarsi in un falso mito, rischia di diventare un'arma a doppio taglio che invece ci gioca contro. Quindi, chiarito il primo elemento essenziale, cioè che la famiglia è un ingranaggio importantissimo, se non l'ingranaggio più importante di tutti, adesso dobbiamo pensare quale sia la domanda giusta. E questa è una sfida quotidiana che tutti noi come genitori, adesso io non sono ancora genitore, lo diventerò a breve, però tutti noi genitori, uso questo termine, dobbiamo porci. Ovvero, qual è il nostro obiettivo nei confronti di nostro figlio o nostra figlia? Che cosa vogliamo trasmettere loro e qual è il nostro obiettivo a lungo termine? E qui la risposta può essere molto diversa. Ovviamente ci saranno obiettivi legati ai valori che il nostro sport, che il golf in particolare, trasmette. Il fatto di farlo stare all'aria aperta, il fatto di far condividere molte esperienze con amici, ma concentriamoci sull'obiettivo agonistico in questo momento. E poniamoci una domanda: vogliamo farlo vincere oggi o vogliamo creare un professionista o vogliamo dare in lui, seminare in lui o in lei quelle qualità che quando lui passerà o lei passerà professionista saranno indispensabili per avere successo? Ecco, io credo che questa sia la domanda giusta. Da un punto di vista tecnico-agonistico, tralasciando tutti gli altri obiettivi che forse sono ancora più importanti, ma parlando unicamente di tecnica, credo che la domanda giusta per un genitore che ha un figlio o una figlia nell'attività giovanile o anche nelle squadre nazionali sia: come faccio a seminare oggi e che cosa devo seminare oggi affinché quando lui passerà o lei passerà professionista abbia nello zaino tutti quegli strumenti che servono e che sono di successo? Per rispondere a questa domanda, che, ripeto, è dal mio punto di vista tecnico la vera domanda a cui noi dobbiamo rispondere, bisogna andare a vedere che cosa succede oggi nel mondo professionistico. Quali sono gli atleti e quali sono le performance che oggi nel mondo professionistico premiano? Quali sono gli atleti che hanno successo? Vi faccio vedere una slide, la dobbiamo interpretare bene insieme. Lo vedete che nell'asse della scissa, questo orizzontale, è espresso dal primo fino al 70° la posizione in classifica degli atleti che giocano una classica gara di un tour professionistico, che sia tour americano, tour europeo, che sia Alps Tour, Challenge Tour, nominatene uno, lì sotto c'è la classifica. Invece, in quella delle ordinate, vedete le percentuali, è la distribuzione del monte premi totale della gara. Quindi, distribuzione inteso come dove va a finire, se c'è una gara da $1 milione, dove vanno a finire quel $1 milione all'interno dei 70 che vanno a premi a fine torneo? Il grafico ci mostra chiaramente, proprio in maniera evidente, che la maggior parte del montepremi di una gara oggi, di un qualsiasi tour professionistico, perché questa distribuzione vale per tutte le gare professionistiche del mondo, è concentrata principalmente nelle prime 4 posizioni. Questa slide ci dice qualcosa di molto importante, quindi ci dice che ad una prestazione di punta, o meglio una prestazione di punta, una prestazione nelle prime 4 posizioni di un torneo vale molto di più rispetto che tante prestazioni mediocri. Rispetto che tante prestazioni intorno alla 25esima, 30esima posizione, che sembrano essere ottime prestazioni, perché se io arrivo per 10 volte di fila 25esimo sul tour europeo, capite bene che sono molto forte, eppure a livello di numeri, a livello di montepremi e di punti guadagnati, è molto meglio fare una prestazione altissima e poi
non passare il taglio, piuttosto che fare 10 volte di fila una prestazione mediocre. Questo è un dato di fatto, questo è come è organizzato il mondo del professionismo oggi. E da qui dobbiamo partire per provare a rispondere alla nostra domanda, cioè quali sono gli ingredienti che permettono al mio atleta, al mio figlio o alla mia figlia di sviluppare delle capacità, delle competenze rivolte alla prestazione di punta, che gli permettano di arrivare a fare il più possibile delle gare di altissimo livello senza occuparsi tanto di quelle mediocri. Ora, per rispondere a questa domanda, a me non piace tanto l'inglese, però per una volta concedetemelo, useremo un acronimo di un KSA, che sta per Knowledge, Skills e Aptitude, e che viene ripreso in tante discipline, non solo nel mondo dello sport, ma anche nel mondo del lavoro, in aviazione, insomma, è un acronimo molto utilizzato. E che cosa ci dice questo acronimo nel mondo del golf? Questo acronimo ci dice che le competenze richieste a un atleta professionista per avere successo nella slide di prima si possono riassumere in tre grandi barili. Uno di knowledge, e con knowledge si intende la conoscenza che si può apprendere attraverso lo studio, attraverso la tecnica, attraverso tutto ciò che può essere assimilato e studiato in maniera razionale, consapevole. Il secondo barile sono le skills, e con skills si intendono quelle competenze di feeling, quelle capacità, quelle abilità manuali, come appunto sensazioni, feelings, controlli del volo di palla, che un atleta deve avere per poter competere ad alto livello. Con attitude, infine, si intendono tutte quelle competenze emotive, cioè la capacità di gestire non solo le emozioni, ma di rielaborare le emozioni, e quindi di rielaborare vittorie, sconfitte e di gestire la pressione in campo. Di questi tre grandi barili, che riassumono in sostanza le tre competenze fondamentali per un atleta che oggi compete come professionista, dobbiamo chiederci quali nell'attività giovanile devono essere imparate per prime e quali invece possono essere acquisite in un secondo momento? Beh, la risposta a questa domanda è molto semplice. Come ordine di priorità, la conoscenza, quindi la K di knowledge, avviene per ultima. La possibilità di organizzarmi a livello di struttura d'allenamento, la possibilità di imparare un metodo per gestire la strategia, la possibilità di conoscere e approfondire aspetti tecnici, sono tutti elementi importanti, essenziali, ma che posso sviluppare in un secondo momento, che se io anche mi presento da professionista che ce li ho poco sviluppati, ho il tempo, ho la possibilità di recuperare e di impararli. Per quanto riguarda le skills, invece, il discorso è un filo diverso. Le skills, abbiamo detto, che sono la capacità dell'atleta di sviluppare feeling e sensazioni con cui controllare la palla. Attenzione che è sottile la differenza tra un esercizio tecnico che il coach mi dà e che io eseguo, ma lì sono nell'ambito della knowledge, sto eseguendo un compito che mi è stato insegnato, mentre qui stiamo parlando di skills che l'atleta trova dentro se stesso, a livello proprio di sensazioni. Se tutti voi giocate a golf, tutti voi avrete delle sensazioni, avrete delle percezioni che vi portate in campo e che solo voi avete, e con le quali potete scendere sotto pressione, potete andare a tirare colpi decisivi e potete fare la differenza quando veramente siete in gara e il momento è determinante. Per sviluppare queste skills, il momento migliore è senza ombra di dubbio il momento dell'attività giovanile. E qui entriamo, credo, nel cuore di questa presentazione. È l'argomento base, è veramente il core della presentazione, è la parola che sto per nominare, ed è un argomento che è stato trattato tantissimo in molte discipline sportive e che riguarda principalmente la capacità di un atleta di acquisire queste skills. Come si fanno ad acquisire queste skills? Queste skills si acquisiscono grazie all'esperienza, e l'esperienza è basata sull'errore, sulla capacità di sbagliare e di vivere in maniera corretta un brutto colpo, una brutta giornata, un brutto momento o una brutta scelta. La gestione dell'errore è
sicuramente l'argomento più importante che andremo a trattare in questa sede, perché troppo spesso, soprattutto nella comunità e nella mentalità occidentale, oggi l'errore viene sottolineato di rosso. Oggi si fa un test di matematica e si sottolinea giustamente di rosso quando il conto non torna. Un testo in italiano si sottolinea l'errore grammaticale, ed è giusto in quei casi sottolinearlo, ma se si parla di skills, l'errore, come ci dice questa bellissima slide, è parte integrante del successo. L'errore è necessario, è una incredibile opportunità di crescita che noi come adulti, staff, coach e genitori, non dobbiamo assolutamente impedire, ma dobbiamo al contrario favorire. E cosa vuol dire favorire l'errore? Vuol dire non giudicarlo. Vuol dire rielaborare anche le scelte peggiori, anche i giri riusciti meno bene, anche i più brutti colpi che possiamo vedere in campo, in ottica propositiva e positiva, mai giudicante, mai giudicando ciò che è successo, ma andando a cogliere le opportunità che all'interno di ogni brutto colpo, di ogni errore, sussistono. C'è un esempio molto carino che mi piace fare, e sicuramente tutti voi ricorderete quando vostro figlio o vostra figlia ha iniziato prima a gattonare e poi ha iniziato a muovere i primi passi. E vi chiedo di fare uno sforzo, insomma, un gioco insieme a me, di andare a ricordare quello che è stato il vostro di comportamento nel momento in cui vostro figlio o vostra figlia ha iniziato a muovere appunto questi primi passi. Se vi ricordate, che cosa è successo? È iniziato ad alzarsi, iniziava piano piano a provare a tirarsi su sulle gambe, poi cadeva. E voi eravate lì, al suo fianco, pronti a sostenerla, pronti a incitarla. La sostenevate con amore, con dolcezza, e la incitavate senza insegnarle come fare. Semplicemente le dicevate di provare ad alzarsi, di provare a camminare. Quella stessa identica attitudine che avevate quando un bimbo o una bimba stava provando a camminare è molto simile a quello che la scienza oggi ci dice essere il percorso migliore per far sì che i nostri ragazzi imparino da soli come gestire sensazioni, feeling, come portare in campo un gioco che non sia forzatamente istruito, ma che sia un gioco proprio, un gioco fatto appunto di conoscenze che l'atleta sviluppa al suo interno e che per questo non perde più nel corso della sua carriera. E se vi ricordate, quando ha iniziato a camminare, quando il bimbo o la bimba ha iniziato veramente a muovere i primi passi, all'inizio lo ha sempre fatto però tenendovi per mano. Lo ha sempre fatto con almeno un dito appoggiato alla vostra mano. Perché? Perché anche una volta che si acquisiscono queste basi, un atleta e un bimbo ha bisogno di un riferimento, di una base sicura, ha bisogno di un qualcosa a cui fare riferimento a livello emotivo. E qui torniamo alla prima slide. Il primo appoggio emotivo, il primo sostegno emotivo dell'atleta che cresce siete senza ombra di dubbio voi come famiglia. Il papà e la mamma saranno sempre e comunque i primi riferimenti emotivi a cui il bimbo e la bimba si rifarà, a cui un atleta si rifarà, e poter trovare questa mano che sorregge la camminata, poter trovare un appoggio nel momento in cui si cade, nel momento in cui si fa un brutto colpo, nel momento in cui ci si prende un rischio assurdo, ma si sbaglia e si esce dal campo. Ecco, questo è un qualcosa di determinante nella crescita di un atleta. Di determinante perché? Perché se noi torniamo alla slide di prima, e ci torniamo subito, se noi torniamo a questa slide qui, noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a sviluppare quella che il manuale azzurro definisce una mentalità da verdi. E avere una mentalità da verdi che cosa vuol dire? Vuol dire avere una mentalità in cui non si ha paura di attaccare, non si ha paura di sbagliare, ma si realizza che le opportunità del verdi sono superiori rispetto a quanto fa male un bogey sullo score. Il manuale azzurro, il calcolo della media score, tutto va nella direzione per spingere i ragazzi a dire: attacca al campo, impara a fare 62, impara a fare 65, perché poi
la cappa di knowledge te la insegniamo quando sei grande. Non c'è bisogno di imparare eccessiva gestione del percorso quando sei giovane. Qui impara a non aver paura del campo, impara a sbagliare e impara a, appunto, guardare le opportunità di questo birdie. Perché poi da grande, se tu hai imparato ad attaccare, se tu hai imparato a sviluppare una mentalità da meno 20, sicuramente ti potremo insegnare come gestire le brutte giornate e a limitare i danni. Ma se tu nasci con un perimetro molto ben definito in cui non ti spingi mai, non hai mai la forza di andare oltre, non riesci mai a buttarti per andare a fare questo meno 20, e beh, da grande farò molta fatica, anzi probabilmente noi allenatori saremo impediti nel riuscire a farti sviluppare una mentalità d'attacco, una mentalità da Guido Migliozzi che mi tira alla 72esima buca del golf nazionale, quel ferro 5 senza senso che mi va a vincere il torneo. Quello non si riesce a insegnare da grandi, ma si riesce a insegnare nell'attività giornalista. Chiedo solo di chiudere i microfoni per favore, perché sennò ho rischiato, tirando la bandiera da lontano da 200 metri. Scusate, vado a disattivare l'audio per tutti perché sta entrando in cuffia. Ok. Bene, torniamo alla nostra slide. Quel colpo di Guido Migliozzi, come vi dicevo, non si riesce a insegnare da grandi. Si può insegnare qualcosa di simile da piccolini e lo si può fare soprattutto nel settore giovanile. In questo noi, voi genitori, giocate un ruolo essenziale, perché torniamo ancora a questa figura, torniamo alla parola chiave di questa presentazione che è errore, lasciamoli sbagliare. Troppe volte, vi dico la verità, tante volte quest'anno ho visto scene, finito il green della 18, finita l'ultima buca, di mamma e papà con il dito puntato che rimproveravano il figlio per aver fatto qualcosa di sbagliato, che giudicavano il figlio per aver fatto qualcosa di non tecnicamente corretto, oppure una scelta sbagliata o un colpo veramente molto brutto. Quando noi puntiamo il dito, che cosa stiamo dicendo al ragazzo? Beh, gli stiamo dicendo che sbagliare è negativo, che sbagliare è qualcosa che deve essere punito, che è qualcosa che deve essere evitato. Se noi gli diciamo che sbagliare è un qualcosa di negativo, gli stiamo dicendo che non deve provare, non deve alimentare quelle skills, quelle sue sensazioni che gli permetteranno un domani di non solo aggredire il campo, ma anche di avere un controllo del volo di palla e del suo gioco che faranno la differenza da professionista. Questo è sicuramente una grande sfida per noi, perché ovviamente non è facile. Da fuori le corde, come si dice spesso, è tutto molto facile, oppure quando si commenta in televisione è tutto molto palese. Quando si è dentro le corde il giochino cambia. E la nostra sfida è proprio quella di capire che in un percorso di crescita il fallimento è parte integrante, anzi necessario, del nostro percorso. Lasciamoli giocare. Non mettiamo loro l'ansia, la pressione di dover per forza fare le cose che fanno i grandi, perché per fare le cose che fanno i grandi devono prima sbagliare, devono prima passare dal fallimento. Il nostro ruolo è non solo quindi quello di rielaborare il fallimento, ma anche di rielaborare il successo, perché errore e successo vanno spesso molto insieme, vanno spesso molto a braccetto, perché lo stesso genitore che con il dito puntato mi rimprovera il ragazzo quando termina un giro sbagliato è lo stesso che poi, quando il ragazzo fa 67, entra in clubhouse con un sorriso a 24 denti e scrive su Facebook grandissima prestazione. Attenzione, perché l'obiettivo, se è quello di favorire l'errore, è anche quello di inquadrare il successo, inquadrare la vittoria all'interno del grande percorso di crescita. Cioè, una vittoria importante, assolutamente sì, ma nel momento della vittoria è anche lì, come nel momento della sconfitta, il momento ideale per capire che cosa poteva essere fatta meglio. Cioè, per spostare il focus, non tanto sul risultato, che può essere negativo o positivo e che sarà sempre negativo o positivo, ma sul processo che ha portato al risultato.
se si riesce a entrare nella mentalità di dire qualunque cosa succede in campo, io non la giudico, ma la utilizzo come informazione, come strumento per gestire e per migliorare quello che sarà il golf di domani, si riesce veramente a fare un salto di qualità straordinario, si riesce ad avere atleti che escono dal campo col sorriso indipendentemente dallo score, si riesce ad avere atleti che quando hanno 200 metri per passare l'acqua e sanno che fanno 200 metri con legno 3, tirano fuori il legno 3 e lo tirano senza paura di andare in acqua, e se vanno in acqua ti guardano e ti dicono vabbè dai, ci ho provato, perché quel tipo di atleta lì è un atleta che da grande in 2 minuti gli si insegnerà e gli si dirà: caro Matteo, in quelle condizioni facciamo una cosa diversa. Ma sarà semplicissimo risolvere il problema. Quando noi invece vediamo un atleta uscire dal campo con gli occhi bassi, quando vediamo un atleta piangere per una brutta prestazione, quando vediamo un atleta che non riesce a rielaborare una vittoria e dopo una vittoria si sente onnipotente, attenzione, perché se vogliamo cercare un capio espiatorio, se vogliamo cercare il perché di questa causa, molto spesso non c'è che da guardarsi allo specchio, perché i ragazzi non hanno un bagaglio di esperienza tale per poter in autonomia rielaborare quello che succede in campo, ma si rifanno a dei modelli. E il modello numero uno è certamente quello di papà e mamma, nonché dell'allenatore e del coach. E quindi saranno loro a insegnare nelle prime gare, nelle prime esperienze, da subito, saranno loro a insegnare all'atleta come rielaborare la bella gara, come rielaborare la brutta gara, e da lì saranno loro a dare il via a questo circolo virtuoso o vizioso a volte, che permetterà una crescita continua e che sarà poi, tra l'altro, argomento di discussione dell'ultimo webinar che riguarda il talento. Questo è sostanzialmente l'argomento principale di questa sera. Ce ne sarebbero molti altri, adesso qualcuno lo andremo a toccare. Riassumendo, che cosa possiamo fare quindi? Beh, sicuramente se vogliamo insegnare una mentalità da Verdi non dobbiamo favorire il taglio delle tappe, e di questo argomento, del punto numero uno, ne parleremo bene il 14 gennaio. Il 14 gennaio parleremo di regolamenti federali e parleremo di calendari agonistici, cioè di come strutturare un calendario per nostro figlio o nostra figlia. È molto legato l'argomento, perché come si struttura un calendario è molto collegato a che cosa vogliamo insegnare al nostro atleta, al nostro ragazzo. È chiaro che una crescita lenta è molto più semplice da gestire rispetto a picchi di performance e poi a cali. Quindi anche in questo caso il calendario ci aiuterà a costruire una stagione organizzata, ordinata, mantenendo, diciamo, costanti le prestazioni del ragazzo. Questi due punti sicuramente ne riparleremo appunto il 14 gennaio. Per quanto riguarda la mentalità da Verdi, ne abbiamo parlato a lungo. La chiave è lasciar sbagliare i ragazzi, lasciarli sbagliare, assecondarli nella rielaborazione del brutto colpo dell'errore e far capire loro che è il processo essere importante e non il risultato. In questa slide, se non volete fotografarla, tanto la ritroverete online, ho pensato di inserire le cosiddette pillole di saggezza. Le ho rubate un po' dappertutto, le ho rubate da dei testi di psicologia, di altri sport, di altre discipline, ovviamente molto dal CONI, dall'Istituto di Scienza del CONI, che è davvero un pozzo di scienza, nel vero senso della parola, e praticamente per ogni singola frase varrebbe la pena spendere qualche minuto. Ce ne sono un paio su cui invece vorrei concentrarmi un po' di più. E poi nell'ultima parte di questo webinar, sicuramente se ci saranno delle domande e delle curiosità, insomma, le possiamo vedere insieme. Mi piace soprattutto la seconda frase, ovvero tra i 12 e i 15 anni è il momento migliore per insegnare e per mettere in atto quello che abbiamo detto finora. I 12-15 anni è il momento in cui noi possiamo andare a imprimere nel DNA di un atleta quella mentalità da Verdi e non la paura del bogey. Attenzione che quando si scrive un DNA, poi lo si può smussare, ma una volta che è scritto, è scritto. Quindi
gli anni dai 12 ai 15, è stato ampiamente dimostrato, sono determinanti per quella che poi è la mentalità con cui cresce il nostro ragazzo o la nostra ragazza. Teniamolo in debita considerazione. La quarta frase meriterebbe un webinar tutto suo, e poi chissà, se vi interessa un giorno ne parliamo. Ruoli e competenze di ciascun membro dello staff. Essere genitori di atleti vuol dire comprendere molto bene quali sono ruoli, competenze, responsabilità, diritti e doveri di tutte le persone che ruotano intorno all'atleta e dell'atleta stesso. Spesso questi ruoli vengono accavallati uno sull'altro, spesso non si capisce dov'è la linea di confine, e questo genera purtroppo tanti problemi. Genera problemi per l'allenatore, genera problemi per il preparatore atletico, genera problemi per il genitore, per il figlio stesso che non sa bene più a chi rivolgersi. Il primo, quindi, suggerimento in merito a questa frase è: cercate di stabilire sempre con grande chiarezza, cercate di dare a vostro figlio o a vostra figlia grande chiarezza nel chi fa cosa, quali sono i ruoli e chi ha diritti e doveri e chi deve parlare in merito a tutte le varie, tutti i vari aspetti che compongono appunto la performance e il percorso di crescita dell'atleta. La quinta è molto simpatica, perché prendi consapevolezza della comunicazione verbale e non verbale. Adesso, quanti di voi, penso tanti, hanno visto delle scene del tipo: il genitore che accompagna il figlio da lontano sul tee, gli dice forza, dai, gioca bene, quindi frasi di incoraggiamento, e al primo colpo sbagliato alza le braccia, scuote la testa e cammina con lo sguardo basso. Adesso noi ci stiamo ridendo, ma attenzione, perché anche qui meriterebbe un approfondimento. La comunicazione non verbale è molto più importante della comunicazione verbale, e dagli atleti viene percepita in maniera limpida e cristallina. Io potrei fare il mio esempio personale e vi assicuro che da dentro il campo magari non si notano tante cose, ma questi dettagli sono chiarissimi. Anche a 200 metri di distanza, se c'è la persona giusta, so esattamente come si sta muovendo da atleta, so esattamente quello che sta facendo, e qualsiasi suo gesto non coerente con la comunicazione verbale viene percepito e va a minare quella che è la mia confidence e la mia serenità nel mentre che gioco in campo. Prima parlavamo dei tre grandi barili. Vi ricordate la knowledge? Abbiamo detto che la impariamo, la conoscenza la mettiamo a punto quando siamo più grandi. Le skills, 12-15 anni, momento fondamentale. E poi abbiamo parlato di attitude. L'attitude è sostanzialmente la capacità di gestire le emozioni, la capacità di gestire tutto ciò che riguarda l'aspetto emotivo e tutto ciò che riguarda anche la motivazione che mi spinge a fare sacrifici, a fare rinunce, a accettare magari giornate difficili, ma che mi porta al giorno successivo a tornare in campo pratica e ad allenarmi. Questa attitudine e soprattutto questa motivazione è un forte argomento di discussione per gli psicologi dello sport e per molte discipline sportive, perché la motivazione è sostanzialmente quel motore, quel fuoco che alimenta l'atleta, alimenta le energie che l'atleta ha a disposizione. Che cosa possiamo fare noi come genitori per mantenere questo fuoco vivo, per mantenere questa fiamma alimentata? Beh, iniziamo a dire cosa non dobbiamo fare. E un errore molto frequente è quello di sostituire le nostre motivazioni a quelle di nostro figlio o nostra figlia, a mettere la pressione, a passare loro la nostra voglia di successo, tanto che a un certo punto ci sono atleti che arrivano a dire: vabbè, io gioco perché a mia mamma fa piacere, perché a mio papà fa piacere, perché la mia famiglia vuole che io abbia successo. È chiaro che quando una motivazione diventa esterna e non più interna, ovviamente sarà una motivazione molto meno forte, sarà una motivazione molto più soggetta ai fattori disturbanti che dall'esterno arrivano e che si mettono all'interno di questo percorso di crescita proprio per distruggerlo,
e sarà un qualcosa che mi porta velocemente al burnout, perché appena cresco e appena divento maturo e appena realizzo che sto facendo qualcosa non per me stesso ma per qualcun altro, cade completamente la voglia, il fuoco che ho di farlo, e quindi si arriva proprio al cosiddetto burnout, cioè al non aver più voglia, all'interrompere la pratica sportiva perché si esausti. Quindi il primo errore da non commettere è quello di sostituire le motivazioni di nostro figlio o nostra figlia con le nostre motivazioni. Il secondo errore, o meglio, la seconda opportunità che abbiamo invece è quella di comprendere quali siano veramente queste motivazioni, in senso di autorealizzazione o altri tipi di motivazioni che spingono il nostro atleta a giocare, a sacrificarsi, a appunto allenarsi giorno dopo giorno, e da lì andare a alimentarle sempre rispettando i tempi e i modi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. È una sfida professionale molto difficile, questa è tanto per i genitori quanto per gli allenatori, ma è estremamente importante, perché quando un atleta si trova a fare un percorso e capisce che lo sta facendo per se stesso e non per nessun altro, ha come nelle macchine quella forza in più, quel NOS, che se avete visto Need for Speed, insomma il film, sapete di cosa sto parlando, quel barile di benzina in più che io posso buttare, che mi fa diventare il post bruciatore e che mi dà quella carica che mi permette di raggiungere obiettivi estremamente complessi. La penultima frase la trovo molto simpatica, molto carina, e io personalmente ci ho pensato spesso quando mi sono trovato, non ovviamente in qualità di genitore, ma in qualità di allenatore, a parlare con una ragazza in difficoltà, mi sono sempre chiesto qual è l'allenatore migliore che avrei voluto in questo momento. Perché mettendomi nei panni e cercando di entrare nella mente e nelle emozioni dell'atleta che ho di fronte, cercando quindi di diventare estremamente empatico con lui, cercando di capire chi è che cosa, di chi e di che cosa avrebbe bisogno in quel momento, rispondendo a questa domanda posso, o almeno ho la percezione o la sensazione di potervi essere di maggiore aiuto. Provare a essere il genitore che voi stessi avreste voluto avere in una competizione o durante un momento di stress, beh, sicuramente è una considerazione molto interessante, perché può dare spazio, insomma, a ragionamenti. Ed è a questo proprio che mi collego per l'ultima, diciamo, frase che rubo ancora una volta all'Istituto di Scienza dello Sport di Roma. E un po' di tempo fa stavamo insieme, insomma, stavamo parlando. Ma è la domanda che ti fai. E gli ho detto: Donato, in che senso? Non ho capito questo concetto. Lui mi ha detto: vedi Teo, esistono tante risposte giuste e anche tante risposte sbagliate, ma non è la risposta ciò che veramente fa crescere un team, una famiglia, uno staff di persone intorno all'atleta, ma è il porsi le domande corrette e il porsi e l'affrontare delle questioni, anche solo parlarne, anche solo metterle sul tavolo, girare le carte e iniziare a parlarne in totale serenità e franchezza, che permette a tutto il gruppo di crescere. E questo credo sia un bellissimo suggerimento. Io ho cercato di farlo mio e ovviamente ogni giorno cerco di ricordarmelo, cioè non tanto di vendere la verità, perché di verità qui non si sta parlando, ma di mettere sul tavolo appunto le domande corrette, perché dalle domande possiamo sicuramente arrivare a delle considerazioni utili, a delle considerazioni che fanno crescere il gruppo, e se cresce il gruppo ovviamente cresce anche la carriera di nostro figlio o nostra figlia e migliora il suo percorso di crescita. Ti ringrazio per aver partecipato ai webinar della Federazione Italiana Golf. A presto e buona giornata!